le spalle una cartina che insomma delimita un po' quali saranno le zone entro le quali le slot machine nuove non potranno più entrare. Questo è un punto fondamentale per il quale si sta battendo il comune di Arezzo. Qual è lo stato della situazione attuale? Sì, un punto fermo proprio rispetto a quella che è la situazione del decoro, della quiete e soprattutto di un centro storico che possa essere dal punto di vista turistico e culturale del tutto accogliente e adeguato anche per le prossime, diciamo, iniziative che anche il Comune intenderà intraprendere. Se si parla infatti di cultura e di turismo come volano per la città, è indispensabile poterlo preservare e rilanciare. Questo non significa che al di là del centro storico, al di fuori di queste zone rosse, significa che la città sarà, comporterà una presenza di sale giochi indiscriminata. Ci sarà sempre un controllo e un vaglio e conta appunto su questo attraverso la Polizia Municipale, che potrà esercitare di concerto con la Guardia di Finanza controlli proprio sulle sale giochi esistenti e su quelle speriamo sempre meno che apriranno in città, proprio per scongiurare ad esempio la presenza di minori, la frequentazione di quelle che sono di fatto le fasce più deboli e a rischio. Naturalmente questa dell'ordinanza non è uno strumento che va, diciamo così, a combattere la patologia della ludopatia. Cioè, questa si combatte, a mio avviso, culturalmente, offrendo alle persone delle alternative di svago e di divertimento sano, diverse da quelle che si possono trovare appunto nelle sale giochi, piuttosto che grattando un pezzo di carta o tentando la sorte su internet nei casinò virtuali. Questo è un impegno dell'amministrazione a creare delle alternative, un invito a tanti ragazzi e giovani a crearsi loro le opportunità di vincere, di avere successo nella vita, perché non dimentichiamo, la vita è fatta anche e soprattutto di sconfitte e solo attraverso l'impegno e lo sforzo che si ottengono risultati, non confidando nell'alia del caso o di situazioni come il gioco d'azzardo. Da scoraggiare anche in questo punto, sotto questo punto di vista, ci sono degli incentivi magari a livello nazionale, gli esercenti che comunque insomma hanno un guadagno da il tenere, installare nel proprio negozio, nella propria attività, queste macchinette slot machine. Come potremmo fare per educare appunto i commercianti a dismettere questo tipo di attività? Io devo dare, diciamo così, una testimonianza molto positiva del ruolo degli esercenti, nel senso che qualche mese fa abbiamo organizzato proprio con le associazioni di categoria un incontro insieme al servizio della ASL e sono stati loro i primi a dirci riteniamo essere indispensabili nell'azione di sensibilizzazione che l'amministrazione fa, tant'è che molti di loro ci dicevano come tentino di scoraggiare ad esempio i giocatori più incalliti, dicendogli no, guarda, adesso basta, ritorna a casa, piuttosto che essere i primi ad essere disposti a mettere delle locandine, informazioni, volantini su quelli che sono i servizi di assistenza che la ASL offre per i giocatori. E sono i primi a sentirsi in difficoltà, nel senso di sentirsi complici di situazioni poi davvero gravi, critiche, in cui spesso anziani, ma anche persone magari più giovani che non trovano un lavoro e credono magari di potersi risollevare attraverso il gioco d'azzardo. Quindi devo spezzare una lancia a favore di questi esercenti che di fatto sono a fianco dell'amministrazione proprio per sensibilizzare e informare, perché qualsiasi tipo di gioco fatto con misura è sano, è quando se ne abusa e non ci si rende conto dei limiti che allora può creare delle difficoltà e dei problemi gravi. Senza dubbio è uno dei primi comuni che mette in atto un'ordinanza di questo genere, seguendo una legge che consente di non aprire sale del gioco d'azzardo nei 500 metri attorno a strutture significative, appunto scuole, chiese, grandi aggregazioni e così via. Estremamente importante, un primo atto molto limitativo per adesso, ma ci auguriamo
che sia possibile in un prossimo futuro fare qualcosa di più, perché la ludopatia sta iniziando a diventare veramente una dipendenza vera che colpisce quasi 800.000 italiani. Sì, è evidente che noi ci inseriamo all'interno, diciamo, di alcune normative regionali che ci permettono di fare quello che diceva Caremani, ma è altrettanto evidente che occorre una normativa nazionale nuova, diversa, che riconosca questi poteri in mano ai comuni, che riconosca delle risorse economiche per lavorare nella repressione, nella prevenzione, non basta appunto la repressione, dobbiamo lavorare anche in altri sensi. Quindi il comune di Arezzo si fa promotore assieme ad altri comuni, cito il più importante che è quello di Milano, di una proposta di legge di iniziativa popolare che vada appunto nella direzione che dicevo. È da Roma, è dal Parlamento nazionale che può partire un vero e proprio percorso educativo e legislativo di cambiamento rispetto a quello che succede. Io voglio solo citare un dato: in Toscana, secondo una recente statistica, la spesa media pro capite nel gioco d'azzardo è di 117 euro l'anno. Evidentemente la spesa media significa che coloro che ci giocano hanno una quantità notevolmente più alta.